Il vedutismo è un genere pittorico nato nel Settecento, che si occupa di paesaggi o di città riprese dal vero. Il vedutismo settecentesco concentra la propria attenzione anche su soggetti architettonici cittadini, mettendo in atto tecniche sempre più scientificamente esatte e vicine al vero, anche grazie alla crescente cultura illuministica, che dà un nuovo impulso allo studio della geometria e dell'ottica. Le architetture dal vero cessano così di essere dei semplici sfondi, ma diventano esse stesse protagoniste dell'opera. I motivi di queste richieste sono essenzialmente due. Il primo, il fatto che gli intellettuali interessati all'arte richiedevano i quadri delle varie vedute che avevano osservato con ammirazione durante i loro viaggi, e seconda cosa, il fatto che coloro che non potevano permettersi i viaggi volevano almeno una rappresentazione di questi luoghi famosi, come delle moderne cartoline. Tra i principali vedutisti troviamo Gaspar van Wittel, Luca Carlevaris, Bernardo Bellotto, Francesco Guardi e infine Canaletto. Giovanni Antonio Canal, anche noto come Canaletto, nasce a Venezia nel 1697 da una famiglia di scenografi e decoratori. In questo periodo, nonostante la crisi economico-politica che attraversa la Serenissima Repubblica di Venezia, essa è uno dei più importanti crocevia culturali di tutta l'Europa. Nel 1719 Canaletto è a Roma, dove entra in contatto con il vedutismo fiammingo e soprattutto con il pittore olandese Gaspar van Wittel. A partire dagli anni 20 del Settecento comincerà la sua nuova carriera da vedutista, specializzandosi soprattutto nei soggetti veneziani, per cui diventerà un artista apprezzato a livello internazionale. Difatti, verrà presto notato da una ricca colonia inglese che abita nella città lagunare, affascinata dalla scientificità delle sue vedute. I suoi rapporti con la committenza inglese furono tanto stretti da indurlo a trasferirsi a Londra nel 1746, per quasi un decennio. Abbandonò così i paesaggi ricchi di architettura e di gente indaffarata di Venezia per le calme e spoglie brughiere inglesi e i canaletti e i bacini della sua città per le vedute del Tamigi. Al suo ritorno da Londra fu nominato membro d'onore dell'Accademia Veneziana di Pittura e Scultura nel 1763, anche se non all'unanimità. Dopo un lungo e compassionevole male, muore nel 1768 nella sua amata città natale. Il Canal Grande verso est dal Campo San Vio è un dipinto del 1727 circa, realizzato da Canaletto con la tecnica dell'olio su tela. Oggi si trova a Edimburgo, nella National Gallery of Scotland, e in esso si possono riconoscere i temi tipici del vedutismo. Infatti, rappresenta una scena di vita comune sul Canal Grande di Venezia. La piccola tela rappresenta l'ultimo e più nobile tratto del Canal Grande, prima di confluire nel bacino di San Marco. Del dipinto si conoscono almeno 3 repliche autografe, il che dimostra come l'autore, una volta trovata una buona posizione per la sua camera ottica, replicasse il paesaggio modificando solamente i personaggi e l'ambientazione atmosferica. Queste 3 repliche sono conservate oggi a Madrid, a Dresda e a Milano. Oggi, al Museo Correr di Venezia, è ancora conservata quella che si dice essere la camera ottica di Canaletto, usata nei suoi dipinti dai primi anni di vedutista. La camera ottica era uno strumento antenato della moderna macchina fotografica, che riproduceva su uno specchio il paesaggio che l'artista doveva ritrarre tramite un obiettivo e un sistema di specchi. Il vedutista poi ricalcava l'immagine prospettica su un foglio. La perfezione e la relativa semplicità dell'utilizzo della camera ottica ha profondamente mutato il dipingere degli ultimi anni del 600 e soprattutto del 18 secolo, cosicché gli artisti si potessero concentrare sui veri protagonisti dell'opera, le architetture dal vero. Grazie al giusto impiego di colori puri e di tonalità chiara, Canaletto riesce a definire tutte le componenti della scena.
Il cielo azzurro, inondato da una chiara luce mattutina e qualche nuvola, riempie i tre quarti della tela, riflettendo sulle calme acque del canale, nell'ultimo quarto. I personaggi, le cosiddette macchiette, realistici, misurati negli atteggiamenti e dettagliati, ma non eccessivamente, così da non distrarre l'attenzione dello spettatore dal paesaggio, sono gondoliere e barcaioli, che appaiono credibili in questa ambientazione, al contrario dei personaggi tipici della pittura vedutista fiamminga. Il punto di fuga dell'opera, molto decentrato sulla destra, serve a evidenziare al massimo i palazzi della riva sinistra, nei quali convergono le linee prospettiche, mentre appaiono scorciati quelli sulla riva destra. Nel primo palazzo della quinta di sinistra, che serve a contenere l'immagine, è riconoscibile il palazzo Corner della Ca' Granda del XVI secolo. A destra, invece, in lontananza, è possibile scorgere la cupola barocca della Basilica di Santa Maria della Salute del 1687, eretta nell'area della Punta della Dogana. Mentre il primo edificio è il Palazzo Barbarigo, costruito nel XVI secolo in pieno Rinascimento.